Ciao a tutti! Nel video 580 abbiamo visto come caricare un programma all'interno di un microcontrollore della famiglia STM32. Era il caso della scheda MicroPierino 32, quella che abbiamo sviluppato insieme con il forum. Questa sera andremo a vedere le schede nucleo della famiglia ST, in particolare ne sceglierò una, e vedremo come è semplice andare a scrivere un programma e caricarlo. E utilizzeremo i codici sorgenti forniti da Embed, che è un ambiente di sviluppo online, e vedrete com'è facile. E quindi, buona visione! ST mette a disposizione una vasta gamma di schede di valutazione per sperimentare le varie tecnologie. Qui ad esempio ne ho messe 4 che sono un po' diverse a seconda del tipo di hardware che montano. Cominciando da questa Discovery STM32F334, è adatta per fare degli esperimenti sul dimming dei LED, quindi andare a variare la luminosità di LED. Monta un Cortex M4 a 72 MHz, ha 64K di flash, 16K di SRAM e dei timer ad alta risoluzione. Inoltre ha comparatori ad alta velocità. Poi abbiamo la STM32L476. Questa board è stata pensata per interfacciarsi con il mondo analogico, infatti monta a bordo molti sensori di tipo MEMS, ha la possibilità di un piccolo LCD, quindi si può prendere esperienza anche con questo tipo di dispositivi, ovviamente ha la porta USB in modalità OTG, e permette di realizzare computazioni veloci, perché anche questa monta un ARM Cortex M4 a 80 MHz. Abbiamo 1 MB di flash e 128K di SRAM. Questa inoltre monta anche dei DAC, per cui potremo utilizzarla per esperimenti futuri per la generazione di segnali. Infatti, se vi ricordate, ultimamente abbiamo utilizzato i DAC con altri tipi di micro e quindi potremo fare dei paragoni sulle capacità e potenzialità di questi DAC. Poi abbiamo la Nucleo STM32F401, che è molto diffusa e ha un processore che può arrivare fino a 84 MHz di frequenza di clock, 512K di flash, 96K di SRAM e soprattutto lo standard Arduino compatibile, per cui troveremo qua, vedete che abbiamo proprio lo stesso formato meccanico e l'indicazione dei segnali, molto comoda per interfacciarsi con altri oggetti. Infine la Nucleo 64 STM32L452. Anche questa ha un ARM Cortex M4 che può andare fino a 80 MHz, 512K di flash, 160K di RAM. La cosa interessante di questa è che si possono sviluppare applicazioni per switch mode power supply, quindi per convertitori di potenza. Quindi vedremo che sarà molto facile creare segnali di controllo per questo tipo di attuazione. Inoltre ha anche questa la compatibilità con lo standard Arduino 1R3. Tutte queste schede hanno l'ST-Link integrato. Qua si vede bene, è la parte superiore. In pratica è un processore in aggiunta che permette il colloquio con il PC, per cui gestisce sia la programmazione in maniera facile del micro che vogliamo andare a controllare e poi anche la parte di emulatore e debugger. Quindi sarà molto comodo anche andare a ispezionare il codice e vedere, quando c'è qualcosa che non va, come mai. Questa sera quindi daremo uno sguardo alla STM32F401. Per poterla gestire sarà necessario scaricare il software di collegamento con l'ST-Link, quindi il driver che farà riconoscere via USB il nostro ambiente, e poi vedremo che il codice sarà molto facile perché lo potremo scrivere con un ambiente di compilazione online. Tutto gratuito, ovviamente con delle limitazioni sul numero di processi e progetti che si vogliono gestire. La prima cosa da fare è scaricare questo software che è l'ST-Link versione V2 USB. Quindi sul sito dell'ST andate su Get Software,
vi verrà richiesta un'email di registrazione e a questo punto installerete il software. Se tutto è andato a buon fine, una volta collegata la scheda nucleo al PC, verrà riconosciuta come un ST Microelectronics ST-Link Virtual COM Port, quindi una porta alla quale viene assegnato un numero, nel mio caso la COM6. Per lavorare con la scheda nucleo utilizziamo l'ambiente MBED, ci registriamo gratuitamente e poi andiamo a scegliere compiler. Viene aperta una finestra dove abbiamo i nostri progetti, io qua ne ho un certo numero caricati, ma voglio fare insieme a voi un primo progetto per accendere semplicemente un LED. Quindi andiamo a selezionare da My Programs New Program. Andiamo a scegliere la scheda, io qua adesso ne ho diverse caricate, ma quella che ci interessa come target è la Nucleo F401RE. A questo punto vengono proposti tutta una serie di template già pronti e noi andremo a prendere il primo, quello che si chiama Blinky LED Test for the ST Nucleo Boards. Diamo OK, viene preparato. Dobbiamo mettere ovviamente un nome, qua adesso scelgo Copy perché ovviamente il nome di progetto esisteva già. Viene creato tutto l'ambiente di compilazione e vedete che dentro la nostra cartellina Nucleo Blink LED Copy abbiamo il file main.cpp che è il sorgente principale. Questo sorgente è molto semplice. Si dichiara un digital out, quindi un'uscita digitale come LED 1. Il ciclo main principale è un ciclo while infinito, while 1, in cui lo stato del LED viene alternativamente portato da 1 a 0 con questi tempi. Quindi ci sarà un blink a 1 per 200 millisecondi, 0.2, e poi si porterà a 0 per un secondo. Per mandarlo in esecuzione è semplicissimo, spingiamo sul tasto compile, viene compilato e viene automaticamente scaricato il file binario. Vedete che è stato fatto il download di questo file binario. Per caricare il programma dentro la Nucleo è semplicissimo, si tratta di collegare la scheda alla porta USB. A questo punto Windows vedete che riconosce la scheda Nucleo come un'unità esterna, e quindi proprio come un disco esterno, non devo fare altro che portare il programmino che ho appena compilato, che si chiama Nucleo underscore Blink LED Copy, vedete che è estensione .bin, faccio una copia e lo porto sul dispositivo Nucleo, quindi lo vado a incollare direttamente nell'unità Nucleo. A questo punto la scheda implementa già il programma ed è partito in automatico. Infatti, come vedete, il nostro LED utente sta lampeggiando alla frequenza che gli abbiamo detto. Il processo di upload del codice all'interno del nostro micro è stato molto veloce, quindi per lo sviluppo del codice e test, vedete quanto sia facile e veloce questa catena di progettazione. Si tratta semplicemente di compilare e di copiare l'eseguibile dentro la memoria di massa della Nucleo. Vediamo ora l'esempio dell'utilizzo della porta seriale. La cosa comoda di questa Nucleo è che sfrutta la stessa porta USB o COM virtuale anche come seriale di servizio per l'utente. Questo piccolo esempio, che è presente ovviamente nei codici sorgenti della Nucleo, configura la porta seriale, quindi c'è una dichiarazione Serial PC indicando Serial TX RX. Configura il solito LED per dare attività al nostro codice. All'interno del ciclo main abbiamo la scritta Hello World, d'accordo, e poi una scritta seriale dove viene dato il computo dei secondi. Infatti, siccome c'è una wait di un secondo, viene incrementato il nostro contatore e qua verrà scritto il numero di secondi dal quale il programma è in esecuzione. Rispetto a questo esempio, oltre il backslash n metto anche backslash r, così avremo l'andata a capo della nostra esecuzione. Facciamo un compile, quindi viene compilato. Come al solito viene scaricato l'eseguibile. Andiamo a vedere cosa succede sulla porta seriale. Copio nuovamente il file dentro la Nucleo
Ecco, non vi preoccupate perché la Nucleo tiene buono l'ultimo file caricato. E se adesso vado a vedere sulla porta seriale, utilizza ad esempio questo programma che è il TeraTerm, che è un monitor seriale sulla nostra porta COM6. Andiamo a scegliere come porta seriale la nostra COM6, nel mio caso, e diamo OK. Vedete che la nostra Nucleo sta tirando fuori le stringhe su terminale seriale. Diamo ora un'occhiata a un piccolo codice per creare un segnale PWM. In questo caso andremo a generare un segnale con un periodo di 10 millisecondi e una modulazione con un duty cycle fisso del 10%. Infatti vedete che la durata dell'impulso l'abbiamo settata a 1 millisecondo. Nel ciclo while non faremo altro che andare a far lampeggiare il LED, quindi lo stato del LED è uguale al negato dello stato del LED, e si aspetta 1 secondo, quindi avremo un lampeggio a 1 secondo. E nel frattempo, all'uscita del segnale PWM della scheda Nucleo, avremo un segnale PWM con duty cycle fisso al 10%. La frequenza del segnale, essendo 10 millisecondi di periodo, sarà pari a 100 Hz. Ecco il nostro codice in esecuzione, abbiamo il LED che lampeggia. Andiamo a prelevare con la sonda dell'oscilloscopio il segnale sul piedino PWM D3 e il ground collegato alla massa dell'oscilloscopio. Qui abbiamo il nostro segnale, siamo trigonati sul fronte di salita. Andiamo a stringere la base dei tempi. Vedete che l'impulsino dura esattamente 1 millisecondo. E la ripetizione è proprio di 10 millisecondi. Infatti qua abbiamo 5 millisecondi di visione, il fronte di salita si ripete esattamente ogni 10 millisecondi. Creiamo ora un segnale PWM variabile, ad esempio facciamo 10 scatti di duty cycle. Quindi l'unica modifica che dovremmo fare all'interno del nostro ciclo while è quella di utilizzare un contatore, ad esempio una variabile i, che andiamo a incrementare a ogni giro, e andiamo a mettere la durata dell'impulso pari proprio a i. Quindi i varia da 0 a 9, infatti quando i è uguale a 9 la riportiamo a 0, e così all'infinito. Aspettiamo 1 secondo, così potremo vedere bene sull'oscilloscopio la variazione del nostro PWM. Mando in esecuzione il nostro codice. Qua abbiamo il PWM che, come vedete, varia a ritmo di 1 secondo il suo duty cycle, dal minimo 10% al massimo 100%. Siccome abbiamo un Cortex, vogliamo spingerlo a velocità elevate, per cui andiamo a modificare il nostro codice andando a utilizzare una durata per il periodo e per l'impulso espressa in microsecondi. Quindi andiamo a generare un segnale con un duty cycle fisso dove la durata vale 1 microsecondo e il periodo 10 microsecondi. Ecco il codice in esecuzione, alla fine ho modificato il periodo, l'ho reso un pochino più stretto. Vedete che la durata dell'impulso PWM è 1 microsecondo, la frequenza misurata è 230 kHz. Infatti abbiamo una ripetizione di 5 microsecondi e qualcosina. Vedete quindi com'è facile generare dei segnali. Tra l'altro la risoluzione è abbastanza elevata perché possiamo andare con una risoluzione di 1 microsecondo. Quindi immaginate la generazione ad esempio di una sinusoide a 50 Hz, se volessimo per esempio creare un inverter sinusoidale, avremmo veramente una risoluzione molto molto spinta. Negli esempi già disponibili nei template vedete che c'è un po' di tutto, quindi in maniera molto facile si può accedere alle varie periferiche del micro e generare del codice con un bel aiuto da parte di questo strumento. Inoltre esistono anche sempre sulla piattaforma MBED dei codici già disponibili, per cui se si va a cercare con il search un codice. Per esempio, uno potrebbe scrivere PWM sinusoidale, per esempio sinusoidal. Vedete che compaiono in ricerca degli
articoli in cui sono già presenti dei codici sorgenti già pronti da utilizzare. Facciamo un esempio con questo SPWM1 triphase sinusoidal PWM, che ci fa intendere che è un controllo sinusoidale trifase. Se andiamo dentro, troviamo l'utente che l'ha scritto e la possibilità col bottone Import to compiler di portarlo direttamente dentro il nostro ambiente. Bisogna fare attenzione che magari certi codici sono stati scritti per alcuni target, ma adesso facciamo un import, ma con piccole modifiche si possono adattare alla versione specifica della nostra scheda nucleo. Qua, ad esempio, vedete che c'è un file header sine.h dove sono stati tabulati, ad esempio, i valori della sinusoide tabulata. Quindi in 448 siamo in grado di generare una sinusoide con un codice già cucinato. Con gli esempi mi fermo qua, in modo che così vi lascio il divertimento di esplorare questa nucleo che con pochi dollari vi permette di accedere velocemente a delle funzioni di alto livello. La scheda nucleo può essere già pronta per essere integrata su altri progetti, infatti vedete che abbiamo anche delle interfacce di estensione verso Arduino o verso altre schede, come per esempio con l'interfaccia Morpho di ST. Quindi o si utilizza direttamente la scheda di valutazione, oppure si può valutare il micro e realizzare una scheda custom, come abbiamo fatto col micro Pierino 32. Il video di questa sera era una pillola veloce per mettervi in pista sull'utilizzo della scheda nucleo, che come avete visto è molto semplice. Come sempre, se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, un bel pollice in su. Io vi saluto. Ciao e alla prossima! I'm